A febbraio si dovrebbe votare per l'ex provincia. Gli elettori non saranno i cittadini. Dopo anni di braccio di ferro tra la regione e lo Stato, e in Sicilia si applicheranno delle regole identiche a quelle fissate dalla legge del Rio. Il governo regionale infatti ha deciso di adeguare le norme siciliane alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la previsione di elezioni dirette. Quindi torneranno a chiamarsi province, il presidente sarà uno dei sindaci della provincia oppure un consigliere comunale. Tutto parte dagli italiani che hanno bocciato la riforma targata Boschi, che aboliva gli enti intermedi. A quel punto la regione si era appellata alla corte per ottenere il ritorno all'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali, ma così non è stato e non sarà, e questo per perseguire i fini della legge del Rio. I meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi enti di area vasta servono a semplificare l'ordinamento degli enti territoriali e contestualmente rispondono a un fine fisiologico e necessario: il risparmio dei costi connessi all'elezione diretta. Musumeci, che tanto aveva puntato. Il sul ritorno alle urne per le elezioni provinciali deve incassare una amara realtà. Così come tanti aspiranti candidati e ambiziosi. Vince facile chi invece è già in gara.